Benvenuti su Mox Chronicles, siamo David Chevalier e Marco Mezzocelo, come sempre. Allora, oggi parliamo di una creatura del mondo fatato che si chiama Featrin. Featrin. Allora, i Featrin appunto vengono dal mondo fatato, ok? Dunque, hanno delle molte particolarità. Raccontami. Nel loro mondo fatato hanno tutta un'evoluzione, cioè ovviamente nascono di taglia piccola. E io me li immaginavo un po' tipo Velociraptor, una cosa del genere. Velociraptor fatati. Inizialmente. Come tipo, tipologia di forma. E poi però si evolvono, cioè arrivano da taglia minuscola appena nascono e arrivano alla taglia mastodontica. Okay. Giganteschi proprio. Esatto, una cosa senza senso. Che succede però? Hanno delle particolarità. Quando sono tipo di taglia media, iniziano a sviluppare... sul dorso gli cresce una piuma dorata, una sola, e poi piano piano continuano a evolversi e cominciano a uscire altri abbozzi di piume. Piano piano vengono fuori altre piume. A un certo punto queste piume cominciano a migrare verso l'esterno del corpo, finché quando arriva alla taglia mastodontica sviluppa proprio delle vere e proprie ali. Diventa un drago fatato. Praticamente sì, ma è così grande, è una creatura volante che nel mondo fatato serve anche come mezzo di trasporto per tutte le altre creature del mondo fatato, ok? Molto figo, mi piace. Questo nel mondo fatato. Poi che cosa succede però? Succede qualche cosa, perché ogni tanto... Queste creature si perdono e entrano accidentalmente in un portale che li porta sul piano materiale, ok? Ok. Quando questo succede, il loro aspetto cambia. Diventano tipo allergici, cioè gli cresce un nasone e non vedono più, diventano ciechi perché gli occhi gli si gonfiano tutti quanti. Come un allergopatico vero. Esatto. E diciamo impazziscono. Certo. E perché gli cresce sto nasone? Perché con questo nasone loro... cominciano a cercare di fiutare chi li può riportare a casa, che sono le fatine, gli spiritelli, altre creature fatate che però stanno qua, piano materiale. Esatto. Quindi loro cercano di rintracciare queste creature fatate che stanno in piano materiale per farsi riportare a casa in qualche modo. Che cosa succede? Quando sono solo di taglia media, loro sviluppano che hanno una sola piuma dorata. Esatto. Questa piuma dorata è un oggetto ricercatissimo. Come mai? Perché c'ha, praticamente serve per gli incantatori per trascrivere gli incantesimi sulle pergamene gratis senza i reagenti, senza spendere i reagenti. Se avessi un mago vorrei proprio una piuma del genere, sì. Sì. Però questa cosa funziona soltanto con le piume prese da quelli di taglia media quando c'è solo una piuma dorata. Certo. Quando poi diventano di taglia grande... Diventano troppo grosse le piume e non sono più utilizzate. Perdono queste piume, perdono questa loro funzione magica. Anche perché da avventuriero, se ne ammazzi uno di taglia enorme e posso usare piume, sono ricco per sempre, esatto. Credo. Quindi no. E niente, poi l'altra cosa, mi immaginavo che da una certa taglia in poi cominciano a sviluppare un attacco particolare, è un'arma a soffio, cioè un attacco a soffio. E questo soffio me lo immaginavo tipo una colata d'oro incandescente, tipo quella che squaglia la testa di Viserys, no? Certo, certo. Ciao Darth Vader! Ciao nonno! Ciao nonno! Ciao nonno! Aspettiamo che finisce il mio orologio a cucù. Allora, quindi una colata d'oro, ma sempre da avventuriere ti voglio parlare, non da disegnatore, ma poi quest'oro io lo posso prendere quando si è seccato e vendere? Certo. È una creatura interessante, se avessi un avventuriero malvagio... sì, sarebbero molto ricercati. Andrei molto a caccia. Assolutamente sì. Bene, bene. Allora, intanto abbozzo la dimensione media, quindi sì. Quella da veloce... No, no. Dai, su. Non è d'accordo. Dissente? Oppure vuole che gli dici dove sono i Featrin? Anche lui ne è ghiotto. Malvagio. Che ne so, falli pure che sono buoni da mangiare e hai chiuso proprio il cerchio del... Allora, mi hai descritto la cosa di taglia media o tiny tipo Velociraptor e essendo del mondo fatato mi piacerebbe disegnare uno strano Velociraptor un pochino più dolce però, senza artigli. Sì. E poi, come altro possiamo caratterizzarlo? Che ne so, gli posso fare una cosa tipo due code? Sì, perché no? Così, interessante.
me lo immagino con questa specie di peluria che sta per diventare piume. Sì. E poi questa cosa molto in evidenza, ovviamente. Sì. Quindi invece di fare gli artigli, magari gli faccio proprio le dita pacioccone, con le unghie pacioccone. Sì. Ok? Sì, sì. Senti, parliamo intanto che disegno questo qui. Mm-hmm. Dici? Sì, sì, mi piace. E poi mi immagino il nasone quando verrà. Sì, sì, si trasforma proprio. Da piccolo ero molto allergico ai gatti e ci ho presente la sensazione. Okay. Diventano pure tutti paonazzi rossi. Esatto. Me immagino sempre con dita pacioccone. Invece quello gigantesco, quello mastodontico. Ma se gli mettessimo, che ne so, delle casette sopra, delle strutture, non lo so, dei funghi abitabili, se fa viaggi lunghi. Non lo so, non lo vedo molto una creatura da... Cioè, è talmente enorme che non c'ha, è veloce, quindi, negli spostamenti, che forse non ha bisogno di strutture sopra. Va bene, però questo drago fatato mi piace molto l'idea, non vedo l'ora di disegnarlo. Mi ci metto sicuramente. E in realtà no, mi piacerebbe fare tutte quanti gli stati. Tutti gli stati. Sì, sì, sì. Ma senti, l'ultima cosa. Anche nella sua taglia gigantesca, enorme, nel momento in cui entra nel mondo, che esce dal mondo fatato, ha sempre il nasone e gli occhi arrossati, oppure gli passa questa forma di allergia, secondo te? Non te lo so dire, perché la vedo cioè è difficile trovare un portale, diciamo, così grande attraverso il quale una creatura di quella taglia possa passare. Ok. Poi magari tutto può succedere su Terra, può succedere qualunque cosa. Però sì, potrebbe anche esistere una versione, magari un giorno potrebbe, magari non è mai successo, ma prima o poi potrebbe succedere che una creatura così... Vabbè, non mi fare spoiler. Non è spoiler, è che, cioè, francamente non ci ho pensato, però potrebbe anche accadere. Però diciamo, credo che sia più facile che magari una creatura di taglia piccola o media, proprio quelle medie, fra l'altro, che sono ricercate per la piuma, insomma, attraversino portali, insomma, perfetto. Grandezza. Vabbè, allora d'uomo. Eviterò di disegnarlo, visto che già se no ne devi fare 100 milioni di 50 versioni. Va bene, va bene.